Ah, oggi sotto questo aspetto, allora, a Cava dei Tirreni e avete visto anche le multe che ha preso la Gavese, cioè è stato un qualche cosa di brutto contro di me soprattutto, che stavo sotto alla panchina e mi è arrivato di tutto addosso. E non solo, e non solo. Ma d'altronde contro di noi anche oggi c'è stato baruffe, baraonda a non finire, però è calcio. Grazie, buon lavoro. Finiamo. Sicuramente determinare di più in qualche contropiede. Sono stato fortunato perché comunque ho fatto uno stop in mezzo a due o tre avversari e la palla è finita. Io calcio in porta, poi finisce tutta l'incrocio, va bene Bravo anche Maita a recuperare quella palla e a servirtela. uguale. Sì, Maita oggi è stato bravissimo e molto attento, come comunque credo il resto della squadra. Però Matti oggi ha fatto un'ottima partita a livello di gamba, a livello di intensità, quindi è stato molto bravo anche in quella circostanza. Scusate. Partita ricca di episodi, l'allenatore della Terna Gallo si è anche lamentato per dei momenti di gioco, per degli episodi di gara. Che rammarico c'è da parte vostra nel non aver portato a casa ancora la prima vittoria in trasferta in questo 2020? In trasferta segnate sempre, ecco, questo acuisce il rammarico. Sì, c'è rammarico perché già credo la terza partita andiamo in vantaggio in trasferta e ci facciamo recuperare, quindi è un piccolo nostro limite dove dobbiamo lavorarci e ci lavoreremo, finché sappiamo nelle nostre qualità, sappiamo che siamo in grado di affrontare tutti alla stessa maniera, di portarci comunque in una situazione di vantaggio. Poi sta a noi comunque determinare. C'è anche da dire che oggi abbiamo preso due gol su calci piazzati. Uno sono stati bravi loro comunque sul primo palo, sul primo gol. Il secondo tutto è nato da un calcio d'angolo che non era calcio d'angolo, da uno spintone di Ferrante. Quindi, come si lamenta il mister della Ternana sul rigore che voleva al primo tempo sul calcio d'angolo, ce ne sarebbero altre mille di situazioni. Quindi, bisogna bilanciare le due cose, non ci si può lamentare per qualsiasi contatto e credo che bisogna giocare, quindi i contatti in aria ci sono e se stiamo a fischiare ogni calcio d'angolo, un rigore o un fallo a favore non si battono. Pensare a lavorare per blindare questo secondo posto, perché tra la seconda e la quinta ci sono pochi punti, soprattutto dopo che oggi il Monopoli ha vinto, insomma, seconda terza, anche in vista dei playoff. Sì, noi comunque continuiamo a pensare a noi stessi come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, quindi pensiamo a noi, pensiamo a macinare punti, a fare il nostro dovere. Poi vedremo il 25 aprile dove saremo e tireremo le conclusioni. Se siamo stati bravi vuol dire che continueremo su questo andamento, se invece avremo qualche rammarico è tutto un demerito nostro. Karim, Buonasera. nell'ultimo tempo dopo il 30esimo un bar un po' si è acceso. Invece, però, comunque con l'analisi del mister Vivarini, si è detto che è mancato un po' quel passaggio in profondità per Dursi. Voi come squadra dove vi sentite che siete mancati maggiormente e dove potete fare meglio invece? Credo che noi abbiamo preparato la partita cercando di affrontare una difesa a 4, poi loro si sono schierati a 5, dove una squadra che non ha nelle ultime. Boh, adesso non lo so, nelle ultime partite non ha mai pressato alto l'avversario, è sempre rimasta comunque al limite 10 metri più avanti della metà campo. Quindi oggi, tra parentesi, ci hanno un po' sorpreso. Però comunque noi siamo stati bravi, secondo tempo abbiamo avuto un'occasione con Mirko, un'altra con Gegé, Eugenio, che se le avessimo capitalizzate sarebbe stato sicuramente un vantaggio. Però sì, sicuramente siamo mancati qualcosa negli ultimi 30 metri perché abbiamo avuto delle occasioni. Grazie. Grazie, buon lavoro, buona serata, buon rientro, buone cose.